Buonasera a tutti, siamo con Arrigo Iacobitti, che è il direttore dell'Hotel Bonapace di Madonna di Campiglio. Bentrovato. Ah, buonasera. Buonasera. Allora, Arrigo, anche quest'anno la stagione è iniziata, ovviamente dopo tanta sofferenza, perché chiaramente è stata un'annata tribolata, visto che la stagione invernale non è partita, e è partita la stagione estiva. Con quali auspici e soprattutto come sta andando la stagione? Ah, fortunatamente la stagione sta andando bene, come più o meno l'anno scorso, quindi dal momento in cui abbiamo potuto spostarci tra regioni la situazione è ripartita e quindi abbiamo potuto aprire finalmente il nostro albergo. E notiamo che ci sono tantissime prenotazioni, soprattutto dagli italiani, che anche quest'anno preferiscono venire in montagna e rimanere in Italia. Benissimo. E cos'è cambiato rispetto all'estate scorsa? Ma rispetto all'estate scorsa, diciamo che sicuramente c'è una prospettiva migliore futura, quindi anche il turista ha sicuramente una visione più positiva e anche una cultura anche sul Covid maggiore, quindi sono più abituati al rispetto delle regole. Sono più responsabili. E sono naturalmente più responsabili rispetto all'anno scorso. Benissimo. L'Hotel Bonapace ha avuto qualche modifica rispetto all'anno scorso in materia di Covid, oppure mantiene sempre le stesse regole? Diciamo che abbiamo mantenuto più o meno le stesse regole, perché già l'anno scorso ci eravamo subito messi in linea con quelle che erano le direttive nazionali e quindi più o meno tutto è rimasto come prima, in sicurezza. I nostri lavoratori comunque sono sempre formati, in modo che anche se c'è stato un turnover a livello di lavoratori, perché purtroppo con il Covid, in questa lunga pausa, molti dipendenti che venivano abitualmente hanno trovato lavori da altre parti, perché naturalmente devono lavorare anche in periodo di lockdown, e quindi abbiamo avuto anche un cambio di dipendenti che abbiamo puntualmente formato su tutti gli aspetti. Fino a quando sarà aperto l'hotel quest'estate? Noi chiudiamo il 12 settembre, come ogni anno, facciamo le prime due settimane di settembre, e quindi planning, ho visto che insomma è pieno, le camere sono tutte occupate e quindi abbiamo una buona percentuale di occupazione. Ecco, incrociando le dita, sperando che la stagione invernale possa partire finalmente, quando pensate di poter aprire? Allora, se tutto va bene, deve andare bene. Il primo dicembre. Non ci sono margini, diciamo. Sì, ormai sotto questo punto di vista non ce lo possiamo più permettere a livello italiano e imprenditoriale, perché l'economia adesso è una priorità. Quindi abbiamo tutti gli strumenti per fare in modo di poter aprire e gestire questa situazione. Quindi sicuramente apriremo e vedremo anche quale sarà la situazione. Va bene, noi ringraziamo allora il signor Arrigo, gli auguriamo una buona stagione, sperando di rivederci in prossimità dell'inverno. Grazie, buona stagione. Ti aspettiamo.